calma. Certo. Perché io ho lavorato nelle scuole di Prato per 30 anni, cioè ho supportato come esperto esterno il disagio, la disabilità, ho lavorato all'interno di uno di quei laboratori zonali messi su da Canevaro, non so se conoscete Andrea Canevaro, sicuramente sì. Forse il nome. L'integrazione scolastica. Vabbè, siamo appena all'inizio del nostro lavoro. Allora andiamoci piano piano, dai. Come volete. Guarda, queste sono le domande. Cioè, quel librino è scritto, vedete anche dai disegni, da me ovviamente, che però i 10 punti sono stati elaborati insieme a Mario Lodi, Zavalloni, Gegè Scardaccione, insomma sono figure della pedagogia, diciamo, E poi già a cavallo di questo secolo, che si sono impegnati abbastanza. Ma questa mi sa che l'ho vista online, allora, i 10 punti della scuola. Però questo è proprio il progetto, come l'abbiamo fatto e gestito. E da quanti anni cioè l'avete già messo in pratica il progetto? Beh, se tu lo leggi vedi che nell'area di Prato l'Istituto Gandhi ha applicato queste idee per un percorso lunghissimo. Ora, sai, con le nuove ristrutturazioni, la Mammini, che era la dirigente, non c'è più. E probabilmente forse qualcosa è cambiato, perlomeno io ho percepito così a sentire gli insegnanti, non c'è più le compresenze, il rapporto insegnante-allievi è sempre più elevato, e quindi la laboratorialità diventa un po' un problema, perché cioè, la qualità della scuola si esplica anche se c'hai un contesto appropriato, no? Certo. Uno degli elementi chiave è anche il numero d'allievi che hai. Il rapporto con l'allievo educatore. Eh sì, perché se sei solo con 30 ragazzi, come succede nelle scuole di città, e dove magari c'è disagio, disabilità, casi anche gravi, allora la laboratorialità diventa un problema, perché come fai a lavorare in gruppo quando sei di fronte a 30 persone? No. Certo. Cosa intendi per laborialità esattamente? Beh, la laborialità significa il fare, no? Quello che si intende, cioè voglio dire, cosa distingue Don Lorenzo Milani da un educatore tradizionale? Grazie. Cioè, l'educatore tradizionale tende a, come si dice, a trasferire tutto lo scibile, la conoscenza, attraverso la lezione frontale, convinto che, diciamo, ciò che viene ascoltato dagli orecchi automaticamente vada in memoria, ma non funziona così. E invece gli educatori come Don Milani sanno quali sono gli obiettivi curricolari, non si pongono il problema di pianificare tutto ciò che devono fare, ma operano in itinere, cioè la strategia è appunto quello magari di partire da un elemento di occasionalità, no? Come la lettura del giornale, gli eventi, anche la cronaca quotidiana che coinvolge il territorio, pensate solo all'autodifesa o la lettera a una professoressa, le grandi scritture collettive sono sempre partite da un evento, no? Quindi si parte dal contesto di realtà che vive l'allievo, e poi su quello si costruisce il percorso per raggiungere, diciamo, il nucleo forte della disciplina, in un impatto che è un approccio globale alla conoscenza e non così frammentato come purtroppo succede oggi. Cioè,
diciamo che alla base della pedagogia di Don Milani c'è il non separare, no? Che poi nel suo etimo voi sapete che separare è peccare, no? Nel linguaggio. Sì. Quanto ha influito la religione, cioè la fede magari, nel suo pensiero pedagogico? Beh, guarda, anche oggi si rifletteva, abbiamo avuto un incontro tra allievi, sia di San Donato che di Barbiana, no? Perché spesso c'è chi tende a voler dire c'è da considerare di più il prete, ecco. Perché, ma sai, la quotidianità di Don Milani era levarsi alle 7, forse anche prima del mattino, e preparava le sue lezioni, cioè se io arrivavo solo in anticipo, no? Per i ricordi che ho, magari lo trovavi che con un registratore a nastro, vecchia maniera, registrava le lezioni della RAI in spagnolo, inglese, tedesco, arabo, quello che i ragazzi dovevano studiare, no? E creava dei supporti che poi, quando magari lavoravamo in piccoli gruppi o da soli, perché verso le 4, le 5 di sera sempre succedeva che per un paio d'ore operavamo in attività di gruppo o anche percorsi individuali, se uno doveva andare, per dire, all'estero, è logico che per lui era basilare l'apprendimento di una lingua. Certo. Oppure se c'era un momento di ricerca specifica su determinate cose, è ovvio che c'era anche delle attività di coppia, di individuali o di piccoli gruppi, che erano delle vere e proprie ricerche, azioni integrate, si direbbe oggi, no? Però, al di là, diciamo, di come era strutturata la giornata, che come avrete capito era molto la scuola, l'elemento per il quale Don Milani ha considerato la scuola l'ottavo comandamento, no? Dice lui, lo si deve al fatto che quando una persona è incapace di intendere e di volere, difficilmente si approccia alla parola intesa con la P maiuscola, direbbe lui, no? Il Vangelo, cioè è ovvio che se Dio ha parlato, no? Se Dio ha parlato, compito del sacerdote è rimuovere gli ostacoli che impediscono il rapporto con questa parola, col Vangelo, no? E se ci pensate bene è la stessa cosa che dice la Costituzione, no? Compito dello Stato è rimuovere gli ostacoli. Cioè, diciamo che Don Milani è un tutt'uno con la sua idea di religione, la Costituzione e la scuola, ottavo comandamento, cioè nel senso che la religiosità passa attraverso la presa di coscienza, cioè uno non è che diventa religioso per bigottismo o per superstizione. Uno diventa religioso perché prende coscienza, perché per lui la religione era applicare alla lettera quello che è il Vangelo, quindi in un atto di coerenza come era il suo, è ovvio che tutto combaciava, no? Per cui essere prete, essere maestro, lui dice essere amante, amato, no? Non so se conoscete la lettera alla signora Lovato, magari cercatela nelle... Sì, sì, credo sia qua, no? Sì, cioè, per lui pastorale e insegnamento sono inscindibili, ecco, fanno parte dello stesso, chiama l'apostolato, oppure della sua pratica, ecco, o religiosa. Questo per lui, no? Okay. Certo. Invece a te che cosa ti è rimasto, magari, ecco, più della spiritualità? Ma guarda, io penso che l'aspetto più significativo è che quando uno ricongiunge le cose, trova
un'armonia, no, nel suo essere, fondamentalmente prova un piacere che poi non può abbandonare. Cioè è un livello di coscienza che poi è, ti perseguita, non ne puoi fare a meno. E penso che... Cosa ammirava proprio di Don Milani? Qual è, cosa? Cosa ammirava di lui? Cosa ammiravo? Sì. Boh, ora la parola in sé non è che mi... Magari cosa ha preso come spunto per oggi arrivare a fare l'educatore? Posso allargare quello che ho già detto, cioè avere questo filologico costante, cioè te capisci che una scuola frantumata come quella purtroppo di oggi, no? Dove tutto è disciplinarità, tutto è scissione, tutto è pensato e organizzato in una logica di supporto all'economia, alla finanza, alla tecnica, capisci bene che solo una rivista, solo chi ha un obiettivo di tipo specialistico, che poi se noi solo guardiamo la sanità oggi, no, ci rendiamo conto che tutti stanno ripensando ai modelli di formazione, perché magari uno è specializzato ad alti livelli nel suo lavoro, poi non avendo una visione globale il paziente lo rovina, no? Cioè oggi ci troviamo, per cui diciamo che anche la scienza sta un po' ripensando ai danni che provoca, no, questa tecnica che ormai trascende anche la politica. Cioè voi avete visto quanti si sono succeduti in questi ultimi anni a livello politico, ma chi ha il potere di cambiare qualcosa? Quando ormai siamo in balia delle banche, della finanza e dei poteri forti. È ovvio, come dire, che per Don Milani, se si fosse educato il cittadino in un certo modo e quindi abituarla a una democrazia partecipativa, questo non sarebbe avvenuto, no? Cioè, e quindi era questo che ti affascinava, no? Perché, come dire, ciò che studiavi a scuola faceva talmente parte della vita che te già intravedevi in ciò che facevi, operavi, un cambiamento. Cioè pensa solo alla lettera a una professoressa o anche la lettera ai giudici. Cioè, sono stati momenti, cioè diciamo erano delle ricerche, azioni integrati, delle scritture collettive che coinvolgevano non solo il gruppo classe ma l'intera comunità di Barbiana, però poi te tu percepivi il piacere della dialettica fino in fondo, no? E questo era molto affascinante, per rimanere alla domanda. Perché te, mentre studiavi, mentre operavi, cambiavi la realtà. Certo. Mentre oggi tu vivi un senso di impotenza. Ma questa è colpa della scuola che, diciamo, non ha avuto la capacità di liberarsi da, come si può dire, da questa astrazione, no? Cioè, non ha avuto la capacità di considerare importante il contesto di realtà che vive l'allievo. Cioè, si parla dell'offerta formativa, ma nessuno si pone il problema di che cosa succede nella testa del ragazzo, del bambino, dell'allievo, che comunque, come dire, te tu puoi... Cioè la logica quantitativa della società oggi che cosa fa? Fa fare queste pianificazioni che sono enciclopediche. Cioè il libro di testo è un'enciclopedia alla fine, no? Cioè te tu dovresti imparare tutto. Ma cosa significa se poi nella realtà i processi di memorizzazione non vanno di pari passo? Te finché non hai acquisito uno schema logico, e non appiccichi nulla,
di ciò che senti con gli orecchi, perché memorizzare è un processo più complesso e fra l'altro è dinamico, anarchico. La neurobiologia ci ha fatto capire che tutto avviene a livello analogico, cioè non serve a nulla impostarlo in una logica strutturata, te devi strutturare uno schema storico e allora sì, cioè quando te tu conduci un'idea, un pensiero, una novità dentro la linea del tempo, allora tu, capendone le logiche, tu memorizzi e anche ne capisci la funzione, no? Cioè, come si fa a pensare ad affrontare i problemi d'oggi se non sei radicato nel passato? Cioè, capisci? Non è che puoi inventare una realtà senza tener conto delle esperienze vecchie, cioè tu rischi di ripetere gli stessi errori, è quello che sta avvenendo, perché cioè, alla fine oggi, come dire, processi di integrazione si stanno fermando non solo sulle disabilità, ma sulle diversità in senso lato, cioè si lavora più per la società dei sistemi, no? Per l'apparato, che non per i bisogni reali che esprime l'allievo o il cittadino. Cioè, fa un esempio pratico per capire, no? Cioè, l'autoreferenzialità della scuola è che se te leggi tutto quello che è il progetto e l'offerta formativa, sembrerebbe che tutto vada a gonfie vele, no? Perché cosa c'è di più perfetto? Te vai in qualsiasi scuola, gli chiedi l'offerta formativa e te ti puoi anche emozionare perché sono, come si dice, obiettivi massimi, no? Come, però il risultato poi, che per paradosso, no, Tullio De Mauro, che ha fatto quella ricerca sull'analfabetismo di ritorno, e alla fine fa la verifica alla scuola e cosa viene fuori? Che il 70% degli italiani non sa leggere e scrivere. Vero. E allora abbiamo creato una scuola per gli esami, no? O per i questionari, però in realtà non abbiamo formato il cittadino, un essere pensante, capace di usare gli strumenti, no? Dell'apprendimento per riorganizzarsi un momento, cioè voglio dire, la vecchia cultura anche gentiliana alla fine era funzionale alla vecchia società, no? Te potevi criticare le logiche gerarchiche, potevi criticare il fatto che era classista, no? Che era funzionale a formare un'elite, no? In fondo Gentile era un fascista, non è che fosse innamorato della povera gente, cioè. Però alla fine quel tipo di formazione nella vecchia società ti dava quel bagaglio di conoscenze sufficienti per affrontare la vita. Cioè oggi capisci che non esiste più nemmeno Pierini. Cioè nella metafora, no, della lettera a una professoressa. I Pierini sono quelli che anticipavano l'anno. Oggi anche il Pierino non esiste più, cioè non esiste un quadro dirigente, perché la società è talmente dinamica e anche le nozioni non è che ti arrivano dall'insegnante, perché ormai ti arrivano dalla rete, ti arrivano, cioè il problema è che magari tu sei bombardato di nozioni e non hai la capacità di interpretarle, di catalizzarle, di organizzarle e quindi di tradurle in una logica, la logica per trovare un lavoro, la logica per organizzarti la vita, la logica per provare il piacere, per condividere con gli altri, cioè capisci? Si è creato un cittadino passivo e predisposto a un messaggio unidirezionale, mentre diciamo la tecnologia in sé
sarebbe talmente democratica che se noi la si sapesse utilizzare è il mondo dinamico, più competente, più capace. Però siamo come dentro, direbbero, un cul-de-sac, no? Dicano francesi. Cioè siamo... Perché? Perché lavoriamo per l'apparato, capisci? Si lavora più per l'autoreferenzialità che per i bisogni reali. E lei oggi ha un educatore, cosa gli direbbe proprio per lavorare bene e arrivare a formare il giusto cittadino, il giusto ragazzo che deve avere il suo bagaglio di cultura, il suo deve sapere affrontare la realtà che lo circonda, piuttosto che questo schema così fisso, programmato, cosa dovrebbe fare un educatore? Beh, guarda, io per paradosso ti dico, no, che intanto tu dovresti avere la capacità di capire le diversità, no? Cioè, per dire, io quando leggo i testi universitari, anche a Firenze, c'è questo Franco Cambi, mi pare, che fa tutti questi testi, ti leggi cosa dice di Don Milani, cioè se parla del passato è un essere superiore, se parla della realtà è un imbecille proprio. Cioè te tu ti domandi come fa l'università a essere in mano a dei mediatori culturali di questo tipo. Cioè Don Milani l'ha relegato negli educatori cristiani, faccio per dire. Cioè Don Milani era uno che la scuola era laica, no? Dedico la mia scuola a Socrate, non al Sacro Cuore. Cioè Don Milani è quello che ha coniato il concetto che la scuola per essere democratica deve essere monarchica, ve lo ricordate? Sì. Questa provocazione. Sì. Però parliamoci chiaro, Don Milani usava queste espressioni provocatorie perché dava la parola agli allievi, cioè non consentiva all'allieve di esprimere quella logica democratica borghese del parlare per parlare. Ma se te esprimevi un pensiero concreto e valido, lui si stava zitto, ti dava un ruolo, capisci? Don Milani era un vero democratico, perché col lavoro di gruppo, con le attività, cioè generava un processo per cui, cioè te pensa anche solo il passaggio dal cioè io il primo approccio l'ho avuto intorno al 64, ma tra il 64 e il 67 il mondo di Barbiana era completamente ribaltato. Cioè il livello di partecipazione del popolo, dei ragazzi, aveva assunto un livello tale che la lezione frontale era diventata relativa. Cioè la scuola non era più dentro quattro mura. Cioè i ragazzi stavano all'estero a mesi interi, tornavano e ribaltavano le logiche, capisci? Cioè per dire, io tornato dall'Inghilterra, prima si imparava l'inglese sulle favolette, cow up, that's a beautiful, cioè come dire il piccolo anatroccolo, perché lui bastava fosse lingua madre, utilizzava tutto, no? Però poi quando vai all'estero, partecipi ai sit-in di Bertrand Russell, vivi i movimenti del rock che nascono, i Beatles, i Rolling Stones, Bob Dylan, per dire, no? Cioè, è logico che tutto il supporto anche per l'apprendimento dell'inglese cambiò radicalmente, cioè l'allievo aveva un ruolo attivo, capisci? E poi leggevo anche che gli stessi allievi insegnavano ai più piccolini. Eh sì, poi c'era questa sorta di attività di gruppo che non era solo l'insegnare ai più piccoli, era proprio un metodo attraverso il quale esistevano attività di coppia, di gruppo, perché tu facevi delle ricerche specifiche, ma anche solo i viaggi all'estero erano... come si dice, lo stare insieme in due, in tre, andare in autostop, se uno trovava il lavoro aiutava gli altri, cioè capite, era, purtroppo, no,
la scuola d'oggi, già nella scuola materna, tende ad avere le stesse logiche dell'università. Cioè, le abilità sociali non hanno nessuna... Cioè, se voi domandate a un insegnante quanto tempo passate per formare il gruppo, è relativo. C'è chi dopo due giorni è già a insegnare il programma, che il programma non esiste più. È solo una psicosi che hanno nella testa gli insegnanti. Però di fatto si ragiona così. Cioè, chi domina la scuola è il libro di testo, cioè un'editoria completamente all'esterno della scuola, all'esterno della realtà, e tutto viene fatto solo per vendere, no? Per quantificare, e poi alla fine il risultato qual è? Che non si legge più i libri importanti. Chi legge il Manzoni, Dante, Tolstoi o i classici o la letteratura? Cioè, tutti sanno delle cinque mogli di Enrico VIII, ma della letteratura inglese non sa nulla nessuno. Cioè, questi sono i manuali alla Cambi. Però esiste anche gente come Orefice, no? Non so se lo conoscete. Ma questo ce l'hanno citato. Dove veramente tu fai un salto, perché lui veramente è un milaniano puro. Cioè, è partito da quelle che erano le logiche milaniane, pasoliniane, cioè questa intelligenza rara, e struttura dei percorsi educativi che a me mi affascinano, per dire. Non è che tutto ciò che è università o scuola è negativo, certo, bisogna sapere muoversi all'interno della scuola, non è facile. No, certo. Perché se te hai la sfortuna di avere un maestro che non funziona, te tu rimani tarpato per gli anni che ce l'hai. Nessuno lo valuta, nessuno lo giudica, il rapporto tra soggetti sociali è conflittuale, c'è una follia di fondo, perché se voi andate su internet e ricerca Getsemani, voi vi accorgete che il 60% degli insegnanti ha problemi medio-gravi a livello psicologico. Ma il problema non è solo degli insegnanti, perché al 50% è malata la società. Cioè, stiamo diventando quello che una volta erano i paesi più del nord, no? Quando hai troppo benessere e quindi non vivi più la concretezza, no? E quindi non provi le emozioni. Cioè, anche nel mito Eros, da dove nasce Eros? Voi lo sapete da dove nasce Eros? Questa potrebbe essere una lezione milaniana. Grande. Cioè, Don Milani ci portava sempre al mito, all'etimo della parola. Eros non era un figlio di Venere? Beh, questo è la storia romanzata. Okay, esiste nella filosofia. Ah, dici quello. Cioè, Eros è figlio d'abbondanza e povertà. Cioè, la troppa povertà pietrifica, ma la ricchezza rende ciechi, no? Voi li volete muti e Dio va fatti ciechi, cioè non è un'espressione che nasce dal nulla, eh? Cioè, capisci che è come dire, te mi chiedevi prima che prete era Don Milani, cioè noi se da adolescenti, quando andavamo dal prete, che cosa ci diceva? Quante ne hai fatte? Da solo o con gli altri? Cioè, questa era la logica. Cioè, la sessualità non aveva un valore d'esperienza che presuppone, no, il vivere anche il peccato per crescere. Che poi il peccato è, diciamo, la mancanza d'amore. È logico che se io mi faccio una sega, per dire, no, vivo un rapporto d'amore solitario, non è così bello come se lo vivessi, no, certo. Però un conto è uno come Don Milani, che ti pone in una logica, diceva lui questa espressione, di scala di valori, no? Cioè, per cui il peccato in sé, che nell'etimo, lo sai che l'etimo di peccare, sai che cosa vuol dire peccato nel percorso della parola?
cosa significa? Divisione. Separazione. Quindi il peccato di per sé è l'altro punto di vista. E perché il diavolo si chiama Lucifero? Perché a volte ha ragione, a volte è portatore di luce. Cioè, te non puoi fare a meno del peccato. Cioè, questa era la diversità di fondo. Cioè, se te andavi da Don Milani, per dire, e avevi vissuto un'esperienza con una ragazza, lui non è che ti colpevolizzasse, lui ti diceva, ma te a quella ragazza cosa gli hai dato? E te entravi subito in un percorso di tipo diverso, perché te capivi che non era l'atto in sé perseguibile, ma il fatto che te tu l'avevi fatto banalmente per un piacere, che comunque quando sei giovane è anche giusto provarlo, se no come fai a... Cioè, capisci che livello di provocazione ti dava Don Milani? Cioè le sue confessioni, non erano il metterti la paura, il diavolo con le corna, la coda, no, che te tu vai in un posto buio e t'ha paura, no, è l'altro punto di vista, e a volte ha ragione, capisci? E quindi capisci che te tu entri in una crescita che ha tutti i presupposti di una vita sentita allo spasimo, capisci? Certo. Perché tutto diventa passione, desiderio, piacere, sofferenza, però capisci, non vivi mai il senso della psicosi, del non senso. Oggi quanto si vive del non senso? Tanti. Cioè, ormai c'è una filosofia nazista che ha teorizzato anche la fine della storia, no? Cioè, quasi che l'uomo non sia più capace di gioire, inventare, pensare, costruire, ma è logico perché c'è questa tecnica, questo apparato che ormai ci opprime e impedisce la vita. Cioè, ti faccio un esempio. Se arrivavano tutti questi emigrati che scappano da guerre che abbiamo creato noi, in un'epoca contadina erano braccia di lavoro, aumentava la produzione e tutti mangiavano, non c'era mia stomarasma, certo. Cioè non c'era mia bisogno di aumentare le tasse per far lavorare la gente. Cioè capisci che questa società malata è impotente a tutti i livelli, e allora è ovvio che la scuola deve reagire. E invece la scuola diventa, come si dice, il supporto, e a sua volta si è strutturata nello stesso modo. Cioè non si giudica per i livelli di intelligenza che esprime un ragazzo, ma se risponde sì o no a una domanda, a un questionario, no, a tripla, se, doppia, no, risposta, cioè gli stessi BES, no? Pensate all'Erickson, che era una punta di diamante dell'innovazione scolastica, e ora ha scritto subito un libro così per creare che cosa? Professionalità. Quindi si vive per creare professioni, cioè l'importante è che l'apparato viva, ma alla fine implode, capisci? Non è pensabile che possa sopravvivere niente dentro questa logica. E invece Barbiana era il piacere della scoperta, il piacere del cambiamento, cioè la scuola era un tutt'uno con la vita. Cioè, che tu pensi, se un contadino gli si rompeva una macchina, era la scuola che studiava il problema e l'affrontava, no? Mancava la strada, si fa la strada, manca l'acqua, si fa il progetto per l'acquedotto, manca... Cioè, voglio dire, quello che dovrebbe essere nella realtà, se c'era da spazzare si spazzava, se c'era da cucinare si cucinava, perché imparare queste cose è meno importante di altre. Cioè l'autosufficienza che cosa te la dà? Cioè dei ragazzi non saprebbero far nulla se non avessero la madre accanto, anche se hanno 20 anni e più. Cioè. Quindi lei pensa che al giorno d'oggi, per i ragazzi d'oggi riuscirebbero a tornare alla scuola di Barbiana di una volta? E come no? Basterebbe che la scuola uscisse da questo meccanismo perverso
di autoreferenzialità e di preclusione, diciamo, alla vita. Cioè, se a un certo punto te vivi l'onnipotenza d'avere la verità, cioè una scuola che è convinta ad avere la verità si identifica nell'enciclopedia, allora basta leggere l'enciclopedia, ma il mondo ti cambia. Cioè, voglio dire, capisci che mentre si inventa il modo più sofisticato per trasferirti le nozioni, magari i ragazzi non hanno più interesse a utilizzare quel veicolo di informazione. E allora che fai? E a proposito di interesse, il fatto che molti ragazzi stanno lasciando gli studi, non si parla tanto di questi ragazzi che abbandonano gli studi, non si continua più ad approfondire gli studi, quindi magari all'università sono meno gli iscritti, molti decidono di lasciare. Cosa pensa su questa cosa? Beh, sai, finché c'era un apparato che vivendo per se stesso era capace di creare professionalità e dare sbocchi lavorativi, c'era questa forma di omologazione, no? Come diceva Nietzsche, abbiamo venduto la nostra libertà per un pugno di sicurezza, no? Per una manciata di fagioli, direi io, no? Quindi il sistema non rispecchia più quelle... Il sistema non può più rispecchiare queste logiche, per cui è ovvio che tutti siamo disorientati. Cioè, quando un ragazzo vive un contesto familiare dove mancano le risorse, dove cerca di arrangiarsi. E a volte si arrangia anche malamente, perché vedi, aumenta la criminalità, aumenta i compromessi, però capisci che tutto l'apparato scolastico verteva nel bando, nel concorso, no? Le famiglie erano macchine da guerra per far vincere al figliolo un concorso, per fargli avere un lavoro sicuro. Ma oggi non è più così, non può essere così, perché quel tipo di profilo non funziona, capisci? Quando te hai perso il rapporto con la mancanza, per tornare a Eros e il mito, cioè te non provi le emozioni, in dove vai? Quali sono gli stimoli? Cioè te tu crei psicosi e psicotici, questo è il motivo per cui la maggioranza della società oggi è malata. E una società malata cosa genera poi? Una società autoritaria, dico io? Cioè, prima o poi, che tipo di rapporto avremo con quelli che sono i presupposti della Costituzione, la democrazia? Cioè, la gente non è che più molto interessata a difendere questi valori. Ma perché? Perché è omologata e non capisce che il giorno in cui abbassa il livello di controllo sui politici, poi quel giorno nasce una dittatura o comunque un processo sempre più autoritario dove il cittadino conta sempre meno. Questo è il dramma, diciamo, che stiamo vivendo oggi come fenomeno, no? E invece per quanto riguarda ad esempio il fenomeno del bullismo che sta andando avanti, un insegnante potrebbe intervenire e aiutare e far sì che questo fenomeno magari non ci sia all'interno delle scuole? Ma guarda, il fenomeno del bullismo ha bisogno di una complicità educativa, non può essere solo la scuola. Sì. Cioè il dramma è che in questa fase storica, cioè nel vecchio mondo contadino, cioè, se te leggi per esempio i dirigenti scolastici, credo sia del 63, c'è un dirigente illuminato, molto amico della nostra scuola, Zangrilli, che a un certo punto gli chiede di spiegare il miracolo di Barbiana. E Don Milani cosa dice? Devo il miracolo di Barbiana alla cultura contadina, sobria e non permissiva. I contadini sono gli unici veri educatori, perché non scherzano con i ragazzi e da subito
gli fanno capire quanto è dura la vita e quanto è duro guadagnarsi il pane. Cioè, non so se... Cioè, nel senso che sì, è vero che tanti insegnanti sono alienati, soppresi, hanno i loro difetti, però è anche vero che quando un ragazzo non rispetta le regole, giustamente la scuola dovrebbe rivolgersi alla famiglia, ma la famiglia in questa logica non c'è. Quindi, per esempio, a me quando nasce un problema di questo tipo, io cerco di trovare questa circolarità, perché solo coinvolgendo tutti i soggetti sociali tu ripristini le regole, perché le regole devono essere condivise. Non è che tu le imponi perché tu pretendi l'obbedienza. Anche l'educatore che ragiona in una logica mi devi obbedire. No, te educatore per primo devi rispettare le regole. Allora se le rispetti te, no? Ma te genitore anche devi rispettare le regole. Quindi capisci, è un processo per la legalità che non può passare solo attraverso un intervento educativo dentro la scuola. Però è anche vero che se tu hai bambini dall'età di 3 anni fino all'età adulta, 18 anni, non puoi nemmeno dire che non hai delle responsabilità. Perché gli insegna a leggere e scrivere a 6 anni e non gli insegna a stare insieme? Cioè, che senso ha? Cioè, fino a 7 anni non capisci le logiche matematiche, però gli insegni le tabelline a memoria. Ma che senso ha? T'ha un figliolo più intelligente, perché se gli dici 6 per 6 ti dice 36. Non è quella l'intelligenza. Quindi capisci che, sempre per rimanere nella logica di questo separare con tutto quello che abbiamo detto finora, quando te separi i domini del sentire dai domini del pensare, che rappresentano di per sé un percorso di milioni d'anni, cioè noi siamo stati 5 milioni d'anni sugli alberi prima di attraversare la prateria, prima di lasciare un segno, di creare un simbolo, no, per arrivare a comunicare oltre, diciamo, no? Cioè, come fai a demolire il tutto e dimenticarti che tutta la nostra cultura poggia sul sentire prima ancora che sul pensare? Cioè, se noi non ritroviamo questo equilibrio e quindi ricomponiamo i domini del sentire con i domini del pensare, non andiamo da nessuna parte. Cioè, è un processo complesso, non è che esiste la bacchetta magica. Bisognerebbe cominciare a dire alle maestre della scuola dell'infanzia: non è importante che il bambino impari a scrivere prima del tempo, capito? Certo. Quello che è importante, cioè i prerequisiti si possano insegnare anche camminando nel bosco, inventando storie, no? Giocando, divertendo, cioè torniamo a quelle che erano poi le logiche dei grandi educatori, la Montessori, il Piaget, Tolstoi, cioè Rousseau, cioè voglio dire, ma tutto quello che studiamo poi in che modo lo applichiamo? Se alla fine questa tecnica che nella scuola è un programma quasi inventato, perché non ci sarebbe... No, il libro di testo che ti domina e te non sei più libero di pigliare un figliolo in collo, di fermarti perché piange, lo brontoli perché deve raggiungere un obiettivo, quasi che lo stare insieme non sia un obiettivo. Capisci che in questa logica bacata, malata, non vai da nessuna parte. Bisogna valorizzare i veri educatori.
Io ti ho citato Don Milani, Orefici, Zavaldoni, Mario Lodi. Non è che non esista la gente intelligente, è che siamo circondati da imbecilli. Bisogna sapere anche districarsi in questo vespaio di cose dove non tutto è così bello e positivo e lucido come ci può sembrare. Questa logica di collaborazione, quindi, ma per esempio voi ragazzi a Barbiana, immagino insomma, lo vivevate proprio questa di collaborare tra di voi, no? Ma guarda, io te l'ho detto nel momento del quando noi, io per esempio nel 66 io sono andato all'estero prima degli altri. Tu sei l'Edoardo che sì, scriveva sì, no? Sì, da Londra. Londra. Mm-hmm. Allora, io trovo lavoro e trovo casa. Appena io comunico a Don Milani che ho lavoro casa, mi arriva Luciano, Mauro, e si condivide la vita insieme per quanto è possibile, no? Perché poi c'è chi resiste di più, chi resiste meno. Però non è che ci si poneva il problema dei soldi, dei non soldi, cioè voglio dire, ci si aiutava, come quando si partiva e che si faceva? Si mangiava latte e pane, finché non si trovava le risorse, perché noi si aveva soldi per andare, tornare e sopravvivere 10-15 giorni. Quindi in qualche modo si doveva dilatare sto tempo. Capisci? Però dovevamo deciderlo noi, non avevamo mica no, una famiglia dietro che ci proteggeva a livelli, no, di per noi era proprio una lotta per la vita, yes. Capisci? Niente, possiamo, diciamo che da queste ultime cose che ha detto mi sa tutto ciò che direbbe anche il giorno d'oggi a una professoressa proprio. Contestualizzandolo ad oggi, ciò che ha detto, di portare il ragazzo di nuovo all'attività, dentro la natura, farlo... Questo dipende anche dalle fasce d'età, no? Cioè, sì. Così come a un certo punto la disciplina piglia il sopravvento, però se un ragazzo ha passato un lungo periodo a socializzare, avere un approccio globale alla conoscenza, a capire che la cultura interagisce con la vita, cioè capisci che anche quando deciderà di diventare un tecnico, non sarà un tecnico passivo alla scienza, perché la scienza neutrale non esiste, mettiamocelo in testa. La scuola che non crea ribelli non è una scuola, perché comunque tra il passaggio generazionale ci deve essere un cambiamento, non ti torna? No. Perché i bisogni cambiano, è ovvio, e quindi una scuola che appiattisce, una scuola che fa paura, cioè una scuola che non crea il senso critico al punto che c'è anche dei momenti conflittuali, ma non banali come nel bullismo, conflittuali perché te vuoi cambiare il paese, perché te vuoi, cioè come dire, tutti siamo convinti che ormai, no, dopo l'overshoot day che si consuma più di quello che la terra ci può dare, ma dove andiamo? Ci vuol di molto a capire, però la scuola non l'ha mica acquisito questo elemento, Cioè, quando mai hai sentito nella scuola dire oh, abbiamo superato... Te lo dicono una volta se c'è un laboratorio specifico, ma non te lo fanno vivere come clima di classe, per cui te cambi i tuoi comportamenti, cambi... Cioè, ma poi il piacere della vita, ragazzi, lo sapete meglio di me, alla fine quando stai bene, quando tocchi con le mani una persona... Quando vivi un'avventura, quando organizzi una novità, quando capisci una cosa in più. Cioè questi sono i piaceri della vita. Il resto sono tutti effimeri, ce li hanno inventati. Come il bisogno di cambiare vestito di continuo. Ma chi l'ha detto? Ma usiamo io, c'ho tutta roba vecchia.
cioè io non porto le cose alla... sono pieno di patacche, di non me ne frega nulla. Cioè voglio dire, non sono questi i piaceri della vita, capisci? E purtroppo ci hanno messo su un percorso sbagliato e l'alienazione è terribile, capisci? Perché se te ragioni in questo modo, spesso ti dicono, ma te sei sempre il solito, sei sempre no. Sembra che te, tu non sia contento, te che t'accontenteresti di molto meno di quello, no? Sì. Solo perché tu vedi più lontano, perché insomma, dove andiamo? Cioè, i giorni in cui ci alziamo e non si respira più, cioè, dove andiamo? Cioè, capisci? Assolutamente. Quindi lei deve molto questa, diciamo, questa sua formazione, anche diciamo la persona che è diventata, alla figura di Don Milani. Eh sì, perché mi ha reso vivo, partecipe, attento, cioè privo di psicosi, di apatie, cioè voglio dire, cos'è il valore reale di una buona educazione? La ricchezza, aver raggiunto un buon partito, avere chissà che cosa, cioè è il senso critico, la comprensione, essere partecipativi, provare emozioni, cioè questo è il risultato di una buona scuola e quello che veramente ti dà un buon maestro, penso. Quindi c'era una frase, non so, un motto, qualcosa che... una frase che utilizzava per invogliarvi ad imparare, ad avere questo... Ah, una frase che ricorreva, per esempio, era estremizziamo il concetto per capirlo meglio. E lì succedeva di tutto. Cioè, prima ancora di decidere cosa è giusto e sbagliato, estremizziamo il concetto per capirlo meglio. Io quando sentivo sta frase mi riempivo di... perché potevi dire tutto, capisci? Però dicevi tutto per capire, non perché asserivi delle verità. Quindi si provava col pensiero a immaginare qualunque tipo di situazione. Qualsiasi tipo di situazione. Tutto era lecito. I tanti punti di vista. La verità è poliedrica, no? Lo dice anche questo Papa, che la verità è poliedrica e nessuno ce l'ha. E il Padre Eterno usa tanti linguaggi e tanti modi. Per fortuna, in questa fase critica, qualcuno che ragiona col cervello c'è, cioè qualche saggio sopravvive. Bene, in conclusione, che cosa direbbe a questi ragazzi a cui magari faremo vedere anche questo video? Non so, vuole dire qualcosa? Beh, io gli direi di guardarsi molto dentro e capire quelli che sono i bisogni essenziali, più che quelli effimeri che ci inventano le mode, no? E che ci impongano i media. E provare anche a vivere una vita partecipativa, sociale, di tipo diversa, alternativa. Cioè, manca la casa, pigniamone una e stiamo in più persone. Condividiamo, no? Viviamo l'esperienza di un collettivo, aiutiamoci a vicenda. Uno ha una risorsa economica, uno ha un'altra qualità. Cioè, non è che finisce il mondo solo perché è finito tutto ciò che tradizionalmente diventava un punto di riferimento. Cioè, anche la stessa famiglia, se non è allargata, non sa più di nulla. No? Siamo d'accordo? Sì. Le famiglie chiuse dove vanno? Quindi saper cogliere i cambiamenti significa anche vivere una vita sana. Cioè, è vero che poi quando capisci soffri anche, ma tra soffrire e essere psicotici o apatici o depressi, cioè io preferisco avere un buon livello di comprensione che mi può portare anche a piangere, ma perlomeno piango. Non è che sto lì in una sofferenza cieca dove non so come diciamo dipanare
i problemi perché so solo, no. Cioè io so che c'ho un gruppo, c'ho gli amici, cioè capisci che alla base di tutto c'è questo fondamentalmente. Cosa dire ai giovani? Dovete reagire, ribellatevi. Ok, grazie.